Controlliamo se dentro la statua dobbiamo usare sta roba. Anzi, vediamo anche se ci dice qualcosa magari la statua. No, vediamo se posso leggerle nel pensiero. No, vabbè, torniamo di sotto. Catacombe di Gagomba. Gabomba. Perché dico Gagoso? Che poi sembra l'erba di Pokémon, però. Scusami, fammi vedere. Ok, è esattamente come mi ricordavo. Proviamo qui. Mi ricordavo che andava usata su una roba simile. Quindi c'è un dungeon. C'è un dungeon qui. D'accordo, esploriamo. Vediamo fin dove arriviamo e cosa troviamo. Magari nelle sue profondità troviamo un Digin. Io mi aspettavo la... stavo per dire la psicoenergia che ci ha promesso e tutto il resto, ma anche questo è ben accetto. Lo sapevo che c'era un buco nascosto, porca miseria. Allora, di qua si scende, torniamo indietro. Quindi dobbiamo fare il giro per lungo come al solito. E tra l'altro, il Digin di tipo terra era proprio quello di cui ne avevamo meno. Quindi ottimo, prima di partire con la nave, andiamo a prenderlo. Dunque, lui è qua a destra. Vediamo se lo raggiungiamo subito. Ok, salita di livello, bravissima, ascesa di livello 20. Di qua c'è dell'altra erba che tra poco direi di controllare. L'erba, vediamo allora se ci porta da qualche parte. No, però... oh oh! E allora ne vale la pena. Non so se è un drop randomico o se è fisso, però se fosse randomico e si potesse trovare, quasi quasi, ti direi che rimetterei lì a farmare un po' di erba e vedere se riusciamo a trovare dell'altra menta. Ok, erudito di livello 20. Come siamo messi? Tutti 20? Sì, perfetto. Valoroso, furfante, asceta, erudito. Dai su, Jenna. Resisti ancora un attimo che tra poco... Tra l'altro già con 5 Digin possiamo iniziare a pensare magari a qualche combinazione particolare. No? Ecco appunto. Proseguiamo da questa parte. Vediamo se riusciamo a raggiungere... lì credo che... più che il... come si dice? Il ciclone dovremmo usare rivelazione. Vediamo se c'ho ragione. No. Beh, sì. Però... oh oh! Pozze d'acqua. Ok, un canale d'acqua. Che possiamo però... andargli contro, perfetto. Io intanto continuo a guardare in giro se trovo altre cose. Ad esempio, esatto, una scala che in teoria ci dovrebbe portare di là. E sono abbastanza sicuro che lì ci siano le cose d'acqua per farmi passare. Ecco qua, proseguiamo molto lentamente. Non è che c'è... no? Ah no, qua finisce la zona in cui posso camminare. What a... voglio trovare un'arma bella per Pierce. Ci ho sperato io in realtà che la spada lui la potesse usare, però a quanto pare lì c'è una goccia d'acqua. Quanto ci fai? No? Strano. Però qui di sicuro, per forza. Perché se no non si prosegue. Esatto. Sono contento di essere venuto già in questa zona e non averla lasciata da parte per quando saremmo tornati più avanti. Che alla fine, anche se c'è solo il Digin di terra, io ne sono contento perché almeno partiamo con un Digin in più. Partiamo con un Digin in più che ci aumenta le statistiche e soprattutto ci permette altre combinazioni. Saltiamo sul ghiaccio e avanziamo. Spero più che altro che non ci sia solo il Digin in questa zona, nel senso, spero ci sia anche altro. Oh, c'è altro, c'è la statua, perfetto. C'è la statua. Beh, non so se farà piacere al gran capo di sto gran paio di balle, però a una certa non è più un problema nostro. Felix sale di livello, bravissimo. Vediamo se c'è qualcosa qui. Cosa cacchio è? Una pianta folle. Vediamo quanto dura. Ok, dura un bel po'. Pianta folle, biglietto di gioco. Beh certo, non è il migliore dei premi, ma chi sono io per giudicare? Allora, grande capo. Raggiungendo questo luogo avete provato il vostro potere.
Akafubu di diritto dovrebbe avere questo potere, ma manterrò la promessa e darò il potere a chi ha raggiunto per primo questo luogo. Grazie per le tue parole. Temo però che abbiamo fatto un grave torto ad Akafubu e dai Kibombo. Akafubu non ha praticato le sue arti e la colpa è solamente sua, eppure c'è del vero in ciò che dici. Cosa dobbiamo fare dunque? Significa che non riceveremo la tua magia? Come vi ho detto, vi darò il potere. Preoccuparsi è inutile. Ma aggiungo delle condizioni ai nostri accordi. Che condizioni? Non dovete parlare ad Akafubu. Va bene? Era poco preparato per questa prova. Si perderà d'animo se saprà di voi. Ma i Kibomba hanno bisogno di questo capo poco preparato. Se Akafubu raggiungerà mai questo posto, gli insegnerò comunque questa magia. Promettetemi di non dire ad Akafubu che avete ottenuto il potere. Lo farete? Ce ne andiamo senza parlare proprio. Ora è tempo di dormire. Addio, successori del capo stregone. E che libro, eh? Il Tomegatgerikon, il mago oscuro, cambia la classe. Ah, interessante. Fa vedere. Credo ci boosterà un sacco i pipì. La butto lì. Allora, abbiamo 201, 125, 106. Sì, ma di poco, ok. Ci abbassa di molto l'attacco, di un po' la difesa, ma ci boosta un sacco i pipì. Ovviamente ci cala i PS. I maghi, giustamente, non sono conosciutissimi per avere potere di forza fisica, diciamo. Vediamo che cosa abbiamo appreso. Zombie, arsura, burattine, persecuzione. Arsura mi piace, voglio vederla. Allora, non sono sicuro che Jenna sia il personaggio adatto per questo premio. Però. Adesso andiamo dal gran capo e gli sventoliamo il libro davanti. Guarda, l'ho ottenuto io, fottiti. Dunque, quindi questa però era la strada sbagliata. Jenna, proviamo con zombie. Vediamo come va. Anche la mia voce però. Ok, 79. Ovviamente viene ferita. Allora fai così, difenditi, prova con arsura, tu difenditi e tu se puoi curala. Bello! Allora mi è piaciuta un sacco l'animazione, peccato che non abbia fatto una siga di danno però. Vediamo burattino invece. Ma che figata, non è effetto. Allora mi è piaciuta un sacco l'animazione. Però voglio capire come funziona, aspetta. Se ho capito dovremmo riuscire a prenderlo e poi utilizzarlo in battaglia. Vero? È come immagino. Proviamo a rifarlo se abbiamo più persone. Proviamo a vedere se abbiamo più nemici a rifare questo attacco. Però non abbiamo trovato dove dovevamo andare con il Digin. Ok, ci sono più nemici. Proviamoci un attimo. Burattino, proviamo. Ah, ma su tutti e due funziona. Ah, allora non so come funzioni. Su demone rosso no, e neanche su falso profeta. Niente, non funziona. Su nessuno. Boh, per adesso probabilmente lo lascerò da parte e magari, come le altre cose che ci cambiano la classe, poi le equipaggerò se vedo che potrebbe essere utile. Mago oscuro sale di livello, ottimo. Ok, quindi ci rimane questa via di qua e proviamo. No, niente Digin. Come lo raggiungiamo? Dunque, come raggiungiamo il Digin di terra? Allora, in teoria dobbiamo cadere dall'alto. In teoria dobbiamo cadere perché non ci sono altri modi per arrivare qui. A meno che il passaggio che ho sbloccato qui era quello giusto. Ce n'è un altro da questa parte, forse. Vediamo. Perché ce n'è uno anche qui, però non è raggiungibile. A meno che... Lo sapevo! Dovevi incastrarti nelle rocce. Ottimo. Combattiamo. E così otteniamo un altro Digin. Vulcano! Bel colpo Gaia. Poteva fare molti danni. Meno male che eravamo preparati. Taglio. Sorprendentemente è ancora vivo. Per pochissimo. Va bene, verrò con voi. Siete degni del mio potere. Arrivo. Pam 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 pam. Non ho visto come si chiama. Fango.
Ok, se lo mettiamo a noi ci aumenta le statistiche. Rallenta un avversario con il fango. Se lo diamo a lei diventa incivile. Perché no? Prendi qualcosa di nuovo. Spira e spira d'argilla. Resurrezione e sfiaccamento. Vabbè. E questo però se lo diamo a noi, lei perde un po' di statistiche, ma non così tante. Beh dai, non è male. 5-4-4-4. Direi che siamo più che soddisfatti, no? Ritirata, senza nessun doppio fine. E via. Vorrei provare un secondo senza, diciamo, intaccare il gioco. Proviamo a salvare. Proviamo ad andare da Cafubuli e vediamo se ci dice qualcosa. Ne dubito. Però non riesco ancora ad utilizzare bene la magia del Grangabomba. Però sto provando ad aiutare tutti come ha detto il Grangabomba. Bravo. Dopo la cerimonia mio figlio è stato gentile e compassionevole. Un altro uomo sta cercando di migliorare e ottenere la magia del Grangabomba. Benissimo. Abbiamo mantenuto la nostra parola, non gli abbiamo detto niente. Possiamo andarcene.